pochi sanno che il Polesine a livello nazionale è il terzo produttore di energia da fotovoltaico rapporto territorio-produzione e il quinto a livello nazionale rapporto popolazione-produzione. Quindi voi capite che una parte di attività non l'abbiamo fatta, con questo non è che voglio dire che non si debbano fare altri tipi di interventi, no, vanno fatti. Ma è anche giusto che un territorio che ha fornito, lo dicevo prima l'Alessia, per 20 anni noi abbiamo prodotto il 10% dell'energia elettrica che è stata utilizzata in Italia, il 10%. Siamo stati quelli che hanno a 6 km dalla costa, perché non sono 10, sono 6 km dalla costa, un terminal gasiero che produce, trasforma 8 miliardi di metri cubi di gas metano. Dalle altre parti non l'hanno voluto, non l'abbiamo voluto. È altrettanto vero che il governo, io ti ricordi una sera quando ti telefonai, il governo ha consentito alla società un risparmio di 50 milioni di euro che dovevano arrivare sul territorio. Allora, quando si parla di ricerca, e ha ragione Massimo, quando si parla di ricerca o quando parla di formazione Diego, Adriatica LNG, sapevo prima, non so in questi ultimi anni, paga oltre 1,5 milioni di euro per fare la ricerca in mare attorno al proprio ambiente per vedere se le vongole, i pesci, eccetera, eccetera, nell'area dove non passano le barche, vivono, producono. Dopo 2 anni avevamo capito, tutti avevano capito che stavano meglio, si produceva di più, si trovava più pesce, eccetera, eccetera, eccetera. Perché quei soldi lì, come avevamo chiesto, non sono tornati sul territorio e grazie alla nostra università, grazie alle imprese, alle attività, si poteva portare su questo territorio ragazzi che facessero ricerche? Perché quei soldi rimangono a Roma e non li sfruttiamo, non li utilizziamo in questo territorio? Portando che cosa? Ragazzi che studiano, perché con 1 milione di euro l'anno, 5, 6, 10 ricercatori, 15, qualcuno di più, insomma, li potremmo avere, ma è mai possibile che con tutto quello che abbiamo su questo territorio, una molecola, questi ragazzi non riescono a scoprirla? O un'idea di processo non riescono a metterli in piedi? Questo territorio, come dicevo, ha prodotto e offerto al governo italiano parecchie cose. Quando prima Massimo diceva la nostra pesca perde della produzione, ci sono tanti aspetti, ma uno degli aspetti è che i nostri territori, perché abbiamo i due più grandi fiumi, quando viene giù la piena, intasano le nostre lagune e muoiono le vongole. Non abbiamo la sicurezza della nostra uscita in barca. Noi abbiamo questi problemi. Allora, quando parliamo, ad esempio, so che c'è un grosso finanziamento sulla riqualificazione del fiume Po. Io dico, sono 370 milioni, però distribuiti in un po' in tutta Europa, mi pare. Sono 37 aree su tutto il Po e 7 qua nel Delta. Benissimo. C'è una riqualificazione, rinaturazione dell'ambiente e va benissimo, ma noi dobbiamo sapere, oppure chi fa queste norme deve sapere che ogni tanto noi abbiamo problemi di interramento del fiume. Se noi vogliamo arrivare a Milano come sarebbe possibile grazie ai nostri fiumi, noi riusciremo ad arrivare ai navigli, prendendo del materiale e portandolo ai navigli. Banalizzo sempre, ma questo è il progetto e queste sarebbero le condizioni. È mai possibile che nel ragionamento di sistemazione di questo fiume non possiamo pensare a dire bene, quel territorio che ci ha dato, cerchiamo di restituire anche noi. Io non dico che dobbiamo dare i soldi al comune, a Confindustria o a qualche altro, ma insieme a loro costruiamo un progetto per sistemare queste cose. Perché? Perché rischiamo di essere quelli che portano, che danno,
ma poi non riescono ad ottenere. Quando prima si parlava dei pescatori che sono fermi, che fanno difficoltà oltre tutti i problemi, e perché per entrare col mare grosso all'interno di un buco che sarà largo 3-5 metri di larghezza e non sempre dritto, anzi devi fare dei zigzag, bisogna essere bravi, te lo garantisco. E si parla di rischi di persone che rischiano la vita ogni volta che devono entrare o uscire, ma quando è mare grosso non escono, ma quando vanno fuori e dopo 2 giorni rientrano diventa un problema. Ecco, e abbiamo bisogno di interventi infrastrutturali per garantire questo tipo di attività. Ecco, su queste questioni poi ce ne sarebbero altre. E chiudo, l'estrazione del gas, oltre ad essere un problema per Venezia, e credo che i sindaci attorno a questo problema debbano collegarsi a Venezia, noi non possiamo pensare che una piattaforma possa scavare di fronte al nostro territorio, che già adesso, dicono i tecnici, non lo dico io, dicono i tecnici, cala qualche centimetro ogni anno. Allora, siccome questo problema non l'abbiamo vissuto, vediamo nell'ambito della gestione complessiva, parlando con le persone, con i soggetti che operano, di far fare le scelte al governo in maniera più corretta, più seria, perché non possiamo far sempre pagare a questi soggetti le cose, e quando gliela dobbiamo far pagare è giusto che quel territorio venga ricompensato, ma non i soldi dati per la bocciofila, per fare ulteriori investimenti di miglioramento, di qualificazione e creare condizioni perché i nostri ragazzi, perché se avessimo, torno a ripetere, 8, 10, 15 ragazzi universitari che studiano su questo territorio, probabilmente ne arriveranno altri, arriveranno imprese perché vorranno collegarsi a questo mondo, e creiamo l'opportunità perché i nostri figli, i nostri nipoti possano guardare il loro futuro ma rimanendo nel proprio territorio.